bentornati sul nostro canale. È da tanto che ci manchiamo per tanti motivi e oggi siamo qui con una video ricetta pasticciosa. Allora, vuoi raccontarla tu che cos'è? Allora, eravamo in piscina. Adesso c'era un ultimo biscotto che non so se eravamo qual è. E poi ci piaceva a tutti e poi l'abbiamo preso. Ci vogliono tanti, ci vogliono questi. Allora, vi spiego un attimo. È una brutta copia, diciamo, perché ovviamente quello della Mulino Bianco è meglio. È una brutta copia del gelato. Parliamo di gelato. Pan di stelle. E va bene, questi non sono proprio pan di stelle, ma vanno bene lo stesso. Anche questo. Un attimo, Daniel, un attimo. Allora, se avete presente, io se riesco vi trovo la foto e ve lo posto, altrimenti ve lo cercate, tanto è famosissimo. È il gelato quello grande della Mulino Bianco. Mulino Bianco, se non sbaglio, sì, rotondo del pan di stelle. Ovviamente noi utilizzeremo dei biscotti che sono molto più piccoli e li farciremo appunto con la panna. E poi ci metteremo il colorante. Siamo tornati. Il colorante. Allora, useremo dei coloranti, sono tre, uno rosso, uno giallo e uno blu, per dare un po' di colore, insomma è una cosa allegra. Potete appunto coinvolgere un po' tutta la famiglia, ma anche i bambini se ne avete, e per questo c'è mio figlio che gli piace. Ovviamente non siete obbligati a usare del colorante alimentare, ma potete utilizzare semplicemente la panna bianca, non c'è nessun problema. Noi lo facciamo appunto perché siamo tanti in famiglia, ne vogliamo fare un bel po', e quindi li vogliamo fare variopinti, se così si può dire. Ok. Ovviamente un'altra variante, se non volete utilizzare questi coloranti per colorarla, potete colorarli ancora più semplicemente, non soltanto in colore ma in sapore, con il cacao amaro o dolce. Adesso è indifferente perché poi c'è la panna che è ben dolce. Cacao amaro. Poi questo è il mio piccolo che si chiama. Ok, questo è zucchero a velo, va nell'impasto, nella panna. Adesso la mia panna è ancora nel frigo perché dovremo montare la panna, va ben montata e quindi più fredda è e meglio è. E una volta appunto montata un pochino ci va un cucchiaio raso di zucchero a velo, rende l'impasto molto morbido ma anche più buono. Ok, ci servono ovviamente i nostri biscotti di qualsiasi marca, non importa. Noi ormai li chiamiamo pan di stelle perché appunto il nome è così. Ci serve un piatto, un vassoio, qualsiasi cosa da portata per poi riporli nel freezer, perché appunto è un gelato, devono stare nel freezer. Se vi occorrono, non so, li fate la mattina e a pranzo vi occorrono, va benissimo, ma altrimenti possono restare semplicemente all'interno del vostro freezer, non c'è nessun problema. Questa qui è una ciotola un po' piccola, però di sedia. Allora, sì, spieghiamo il perché. Io ho preso, ma non lo sai perché, le tazze, perché mia mamma non ha nulla. Aspetta. E un bicchiere, e questo, quindi sono in tutto quattro, perché giustamente tre sono le varianti dei colori. In più c'è il cacao, ma non lo so, adesso vediamo se riusciamo a farlo. E nella ciotola dove monteremo la panna, la prenderemo di qui e divideremo tutte in queste ciotole per poter poi mettere il colorante o comunque il cacao. Adesso vediamo man mano come ci dice la testa. Però voi potete prendere appunto delle ciotoline come queste, anche queste un po' più fonde, e dividere la panna in quanti colori la volete fare. Sì? Così si dice? Sì, penso di sì. Perfetto, questi sono gli ingredienti principe, i materiali, e cosa più fondamentale, una frusta, ovviamente una classica frusta per montare la loro panna. Almeno posso parlare un po' io. E che gli devi dire? Abbiamo detto già tutto. Oh, perché devi sempre dire le cose.
Ma senti un po', ma non gli vuoi dire alle ragazze dove siete andate in estate? Vi siamo mancati, non vi siamo mancati? Io, cioè tu. Noi te lo dici tu, visto che non mi posso parlare. No, va bene, allora ragazze, adesso ci mettiamo all'opera. Monteremo il primo passaggio, monteremo la panna. Adesso prendo la panna e vi faccio vedere come, anche se è semplicissimo. Perfetto. Allora, abbiamo preso la nostra panna, già zuccherata possibilmente, di questa marca, non di marca, come vi pare, non è, cioè, ogni panna è buona, questa che è da montare. Abbiamo vari cucchiai, cucchiaini, lo so, servirebbe una paletta, ma mia mamma non ha queste cose, quindi mi sono arrangiata con quello che ho trovato, e da sola, quindi nulla. In questa ciotola verseremo tutta la panna. Guarda quello che fai. Ok. Tutta quanta, non lasciamo nulla. Poi il coso. Tutto quello che fai. Niente, aspetta. Vabbè. Ecco, vedo che ce n'è sempre un po'. Perché non ti puoi pensare che sia finita, sì. Ma invece... Ma poi così, che se no non c'è niente. Certo, perfetto. Ok, mettiamo qui. Adesso, io prima vi ho detto una fessetta, oddio, non so se sia una fessetta o meno, però lo mettiamo adesso il cucchiaio, perché dopo non è che quando la monti la puoi montare. Un cucchiaio raso. Uno piccolo? No, uno grande, così. Vabbè. Raso. Oddio, il colorante non va. Che un altro qua è basso.
aspetta. Io pure di smontarlo. Non me lo puoi dare a me? Adesso giriamo, amalgamiamo. Piano ma da giù, così da giù verso su. Va bene. Perché ho paura che si smonta. Da giù verso su. Io non so se i biscotti verranno, eh. No, è già sbagli, ti ho detto, da perché era giù, già... no, così. Verso su. Così. E sempre così. Se ne piano si mischierà. Sembra variegato al puffo. Conoscete quella... quel biscotto al puffo? Al puffo blu? Questo è un variegato. È un puffo, sì. Varia di puffi. Ma raga, no. Puffi a volontà. Fatevi spazio che c'è fungo. Funghi a volontà. Dai, gira un altro po'. Intanto io mi porto avanti. E ne mettiamo un po'. Allora, io adesso mando un po' avanti il video. Perché... quando avete fatto tutti i vostri colori, piano piano. Raga, questo qua mi sembra un puffo blu. Lo sapete i puffi blu che qualcuno li vuole mangiare? Questo mi sembra che me ne sto mangiando. Giallo. Guardate le mani, la schifezza. Mannaggia le schifezze. No, vabbè. Di grave. Ma non è stata fatta fare. Cioè, spero che non sia nulla di grave. Ok. No, non fa schifezza. Sì. Aspetta, raga, dai, il cucchiaio, dai. È un puffo. Scherziamo, raga, c'è puffi a volontà. Io vi consiglio, se ne avete tanti da fare come noi, vi consiglio di o farle mettere subito nel freezer alla panna e fare un colore alla volta e fare gelati, o usare le monoporzioni della panna in modo che più o meno la nostra panna si è colorata di blu, di un celestino soft, vedete? Mm-hmm. Bella, eh? Fammi vedere. Ma è sempre uno scatto. Ok, vi faccio vedere come fare, poi metteremo pausa per non vedere la fine, perché è inutile che vi faccio vedere il passaggio, perché è la stessa storia, ogni volta. Ma dai, no. Prendiamo due biscotti. Due alla volta, li mettete dentro. Riempi bene. Sì, piano piano. Così. Piano, raga. Poi dopo lo livellate stesso con il biscotto. Però non si tombe un po', deve venire bello alto. Ecco, mi si è fregato il biscotto. Ma me sono fregato. Chiuderlo a sandwich. No, Dani, eh. Non mi è servito questo. Lasciate così. Come dicevo, ovviamente se avevate un pennello o qualcosa da dolce era meglio. Io mi adatto a fare questo. Ok, lo pulite ben bene. Non lo schiacciate più di tanto. Sopra qui. Noi adesso andiamo avanti e vi facciamo vedere la fine, anche perché devo mettere nel frigo la crema, la panna, in modo che non si smonti, non va male, perché altrimenti no, che finiamo qua. Quindi se avete dei coloranti li fate un po' per volta e poi li fate. L'operazione è la stessa, quindi è inutile che vi faccio vedere. Ci vediamo con i biscotti, ciao!
esperimenti. Ne ho fatti 3 al cacao. Certo, non sono perfetti, però insomma va bene. Ho dovuto usare anche un po' di tarallini perché questi li avevo finiti. Mi ero fatta i calcoli male. Ma effettivamente sono circa 40 biscotti, non è che ce ne sono chissà quanti. Per due ovviamente ne devo utilizzare due. Ma ripeto, siamo in tanti, gli devo dare un po' di gente, quindi li ho fatti. Quindi ne ho fatti tarallucci 3 al cacao. Vi consiglio al cacao, perché è molto polveroso e prima che si mischia la palla ci vuole un po', di dare una frusta, cioè di usare una frusta e di mischiarlo e in un attimo si fa. Non l'ho voluto fare più scuro perché è amaro. Invece con questa, diciamo, consistenza così è perfetto perché è un cacao, sembra caffè ma è cacao, è sempre un po' marognolo, però risulta quello, ci avete presente come la coppetta che era vaniglia, cioccolato, cacao, assomiglia a quello. Poi li ho fatti con panna normale, pan di stelle. Semplicissimo, non è stato semplice farli col cucchiaino perché non ho appunto la palettina, anch'io poi non sono una, sono un po' pasticciona in cucina, l'ho sempre detto. Questo che è venuto veramente un po' sbilenco e un po' male, però adesso poi li aggiusto prima di metterli in freezer, rosa, col colorante rosa, e vi faccio vedere quelli con il colorante giallo, che è carino. I colori, se li vedete, faccio un altro un po' migliore, sì, qualcuno più alto, qualcuno più basso, poi comunque mi devo sbrigare a metterli nel freezer perché comunque si devono solidificare. E poi va bene, quelli blu che sono i primi che abbiamo fatto insieme, li ho fatto vedere, eccoli qua, blu. Perfetto, io adesso vi lascio e ci vediamo quando tutti i nostri gelati sono diventate gelati. Ciao! Eccomi qua. Dopo circa 3 ore, dipende poi dal freezer che avete, questo è il risultato. Dei piccoli gelati fatti abbastanza bene. Eccoli, da mordere. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. È stata un po' confusionale come tutte le mie video ricette quando c'è mio figlio, pasticciose, confuse. Vi lascio nell'info box la ricetta, se così si può dire, molto semplice, con i vari passaggi. Io vi do un bacio e al prossimo video. Ciao!